Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media. Ecco le nostre notizie. Coronavirus. Il bollettino del 27 settembre segnala in Italia 44.878 nuovi casi e 64 decessi. Il tasso di positività sale al 18,4%. Continua a scendere l'occupazione delle terapie intensive, in cui attualmente sono ricoverate 128 persone. Aumentano invece a 3.653 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale rileva un aumento dei nuovi contagi e dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre continua a scendere l'occupazione delle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.668 nuovi casi e un decesso sul territorio pugliese. Nel territorio di Taranto e provincia attestati 222 contagi. Al momento nella regione sono 9.932 le persone positive al Covid, di cui 107 ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva. Coronavirus. Secondo le prime indiscrezioni provenienti da fonti riconducibili al Ministero della Salute, il 30 settembre scadrà l'obbligo di utilizzo della mascherina sui mezzi di trasporto, quali treni, bus, metro, navi e traghetti, ma anche all'interno di ambienti sanitari, quali RSA, ambulatori e ospedali. Il Ministero della Salute non avrebbe quindi intenzione di prolungare l'obbligo con un'ulteriore proroga. In caso di un rialzo dei contagi, però, potrebbero arrivare dei provvedimenti specifici, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti sanitari. In caso di assembramenti, inoltre, il Ministero, a partire dall'1 ottobre, potrebbe comunque raccomandarne l'utilizzo. Si è svolto questa mattina, sotto la sede dell'Ispettorato del Lavoro a Taranto, il presidio organizzato dall'Unione Sindacale di Base insieme ai lavoratori di Acciaierie d'Italia. Oggetto della manifestazione, ha fatto sapere il coordinamento provinciale dell'USB, sono le moltissime mancanze dell'attuale gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto, dall'assenza di manutenzione degli impianti al ricorso eccessivo alla cassa integrazione, dalle condizioni igieniche precarie al clima ormai pesantissimo che si respira nella fabbrica, tanto da non poter più esprimere un'opinione senza paura di ripercussioni anche serie. Alla luce di tutto questo, l'Unione Sindacale di Base vuole continuare ad essere accanto ai lavoratori, sostenendoli nella richiesta di rispettare il proprio lavoro e la propria dignità. Siamo in presidio con i lavoratori di Acciaierie d'Italia sotto l'Ispettorato per chiedere alle istituzioni di essere più incisive rispetto ai temi della sicurezza, con gli impianti che continuano ad essere un colabrodo, i lavoratori che continuano a rischiare la vita all'interno di quella fabbrica, e sulla questione della cassa integrazione che ormai si trascina da più di 2 anni. Abbiamo fatto decine di segnalazioni agli enti preposti. C'è un'azienda che usa le casse dello Stato come un vero e proprio bancomat. Addirittura siamo al paradosso che i lavoratori hanno il terrore di andare in ferie perché si ritrovano la cassa integrazione sulla busta paga. Noi chiediamo che si intervenga, perché l'azienda sta violando tutte le leggi in materia. E ci aspettiamo che le istituzioni rispondano presente rispetto al grandissimo disagio che i lavoratori stanno subendo. Lo voglio ricordare a me stesso, decurtazione, la differenza fra cassa integrazione e la giornata piena sono circa 30 euro, quindi 10 giorni di cassa integrazione di ferie trasformate in cassa integrazione portano a una perdita netta di 300 euro. Quindi su questo noi chiediamo alle istituzioni non solo di intervenire ma di essere incisive. Troppo lenti i tempi della burocrazia. Noi abbiamo fatto una decina di segnalazioni all'Ispettorato su lavoratori che vengono anche discriminati all'interno delle rotazioni delle casse integrazioni. Una stagione estiva piuttosto impegnativa, quella che si è appena conclusa per la Guardia di Finanza di Taranto. Le Fiamme Gialle hanno controllato 46 bed and breakfast nel territorio del Tarantino, principalmente sulla fascia costiera, rilevando 17 violazioni alle norme del settore e 3 strutture abusive. Per il contrasto all'evasione fiscale sono invece stati eseguiti 306 controlli, che hanno portato alla constatazione di 151 violazioni in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute. Numerosi controlli sono stati infine condotti presso i distributori di benzina al fine di scongiurare ingiustificati aumenti del prezzo di vendita del carburante. Dal 26 settembre non è più possibile impiantare nelle acque del Mar Piccolo semi o frutti che non appartengano alla specie della cozzaniera tarantina. Una specifica ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci ha infatti anticipato gli effetti di quanto è stato già previsto nel nuovo piano comunale delle coste,
che prevede tra l'altro il divieto generalizzato di reimmersione di mitili importati o comunque non autoctoni in Mar Piccolo, al fine di contenere ed eliminare l'inquinamento biologico da specie cosiddette aliene. Si tratta di una misura necessaria a preservare la tipica biodiversità del Mar Piccolo. L'amministrazione Melucci ha spiegato di aver lavorato faticosamente al riconoscimento del presidio Slow Food della Cozzanera Tarantina. Serviva però un'azione ancor più incisiva per impedire contaminazioni che incidessero sul delicato ecosistema di quell'area, ma anche sui principi di una sana concorrenza tra produttori. Anche gli impianti con mitili di provenienza non autoctona già esistenti dovranno cessare ogni attività in corso. L'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, si è detto contento di aver trovato sponda nei produttori, soprattutto in quelli che hanno sposato le politiche di promozione della Cozzanera Tarantina. A Brindisi il forum annuale delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. Il tema di quest'anno, la Blue Economy nella regione Adriatico-Ionica, il valore e gli sviluppi del turismo nautico. All'importante assise internazionale hanno partecipato in streaming tutti i rappresentanti istituzionali di Croazia, Slovenia, Montenegro, Albania e Grecia. In sede Antonio D'Amore, presidente della Camera di Commercio di Brindisi, che ha ospitato il forum. Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana. Michele De Vita, segretario generale del forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. José Tomas, presidente del forum e presidente della Camera dell'Economia di Spalato. Sì, la Blue Economy rappresenta in realtà una delle due gambe su quale il nostro territorio deve ricominciare non a camminare ma a correre, insieme con l'agroalimentare, l'economia del mare, l'economia blu intesa in tutte le sue sfaccettature, dalla cantieristica navale all'acquacoltura, alla pescicoltura, passando per il turismo nautico lento e sostenibile. In qualche modo ci permetterà anche di intercettare una serie di finanziamenti che la comunità europea sta prevedendo proprio sul tema della blue economy. Il forum di oggi ha questa importanza e ha questa valenza: riscoprire e consolidare dei rapporti, delle relazioni, delle reti tra territori che in qualche modo attraverso le rotte che da sempre solcano il Mediterraneo, il nostro Mediterraneo, verso i paesi che compongono il forum. Siamo a Brindisi con il nostro network, il forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, è network nato più di 20 anni fa. Una idea partita da Ancona e Spalato che poi è cresciuta e che oggi vede insieme, lavorare insieme in progetti di sviluppo dell'Adriatico Ionica, 40 camere di commercio dei paesi che appartengono alla strategia della macroregione Adriatico Ionica. Quindi abbiamo visto lungo perché abbiamo cominciato a lavorare insieme prima ancora che l'Unione Europea riconoscesse la macroregione Adriatico Ionica in maniera ufficiale. Dopo la sosta, il Martina torna in campo sul neutro di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di riprendere il suo percorso. In terra campana i biancazzurri vorranno riscattare la sconfitta con la Nocerina, provando ad imbrigliare la Fragolese di Dino Bitetto. Contro i rossoblù, Pizzulli potrà tornare a contare sul difensore Schmidt, che rientrerà dopo le due giornate di squalifica. Facile immaginare il suo impiego dal primo minuto al centro della difesa, al fianco di uno tra Aprile e Perrini. Sul fronte offensivo l'allenatore farà di necessità virtù dopo l'addio di Delgado. Sulla fascia destra certa la presenza di Ancora, insieme a lui in attacco potrebbero esserci Lopez sulla sinistra e Diaz come riferimento centrale. Solo panchina invece per Pinto. A dirigere l'incontro sarà il signor Loris Graziano della sezione di Rossano. Calcio d'inizio alle ore 15. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.